un altro appuntamento del calendario di Natale. Oggi sono in compagnia di Tiziana, che fa parte di Ozium Arte Pedagogica. Ciao bimbi! Pensate un po', oggi Tiziana ci leggerà una fantastica storia. Adesso io non vi svelerò il titolo, sarà lei a parlarvi direttamente della storia. Sedetevi, mettetevi comodi e ascoltate Tiziana. Ciao bimbi, siete pronti ad ascoltare questa bellissima storia? Si intitola Rudolf Renna Smemorella. Infatti, lo sono un po' anch'io. Siete pronti? Ascoltiamo! Era la vigilia di Natale e le renne di Babbo Natale erano pronte al grande viaggio. Proprio allora, Cupido notò che Rudolf, la renna guida della slitta, era scomparsa. Quando Babbo Natale lo seppe, si preoccupò molto. No, non possiamo partire senza Rudolf, disse, e mandò subito i suoi elfi a cercare la renna smarrita. Gli elfi cercarono dappertutto, ma di Rudolf nessuna traccia. Babbo Natale temeva che i bambini sarebbero rimasti senza regali. Così decise di andare lui stesso a cercare Rudolf e si diresse verso gli iglù. Cerca e cerca e ricerca, d'un tratto sentì un rumore. Era il campanello di Rudolf. Dov'eri? Gli chiese Babbo Natale. Beh, non avevo ancora scritto la lettera a Babbo Natale. Cosa? Rispose Babbo Natale. Ho, ho, ho! Rise. Va bene, ma adesso muoviti! Se non partiamo subito, i bambini non riceveranno i regali in tempo. E finalmente partirono a tutta velocità con la loro slitta carica di doni. Buon Natale, bambini! Ma che bellissima storia! Vi è piaciuta, bimbi? C'è proprio il naso rosso come ce l'ho io, eh! Eh sì, abbiamo visto tutti quanti. Ma penso che Rudolf sia la renna più amata da tutti i bambini. Sì, secondo me la conoscono tutti. Ma ci vuoi dire qualcosa su questa storia? Chissà che cosa ha scritto Rudolf sulla lettera per Babbo Natale. Vero. Secondo voi, Bimbi, che cosa avrà scritto? Cosa avrà chiesto? Allora, bambini, scrivete qua sotto, secondo voi, che cosa avrà mai potuto chiedere Rudolf a Babbo Natale? Secondo me, una scorta di cibo extra. È golosa oltre che essere smemorata, secondo me sì. Secondo te, Tiziana, cosa avrà mai potuto chiedere? Secondo me ha chiesto di avere il potere di ricordare tutto. Nel frattempo, bimbi, che Tiziana ha letto la storia, io ho fatto una fantastica pallina di neve con la nostra amica Renna, così da poter metterla sul nostro comodino. Io ti ringrazio tantissimo, Tiziana, per questa fantastica storiella di Rudolf e salutiamo ovviamente tutti i nostri piccoli ascoltatori e ci vediamo con la prossima puntata del calendario. Ciao, bimbi! Ciao a tutti, alla prossima, ciao!